È vero, buongiorno, ti saluto a distanza. Ciao Olivia, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, io sono, devo dire, in buona compagnia, anche se devo stare attenta, perché sicuramente la telecamera potrà entrare nel dettaglio. È l'ordine di pericolosità dei vari funghi, come diceva anche l'esperto micologo. Infatti la collezione di vasetti, un saggio della sua collezione, la possiamo ammirare nel dettaglio. Sono dei funghi essiccati, la cui origine poi sicuramente è da descrivere e da connotare grazie al relativo collezionista che io ho trovato in internet, esatto. Perché ha un sito molto sfizioso. Però tornando a monte, visto che è molto importante comunque parlare di funghi questa mattina, devo dire che siamo un pochino fuori tema malgrado le piogge, perché in teoria dovremmo far riferimento ad una leggenda e soprattutto ad una santa, Santa Valpurga, che si festeggia nella notte tra la fine di aprile e il primo di maggio. Io sorrido perché le leggende in merito sono tantissime, vorrei parlare di ipnologia, perché il tartufo, o meglio, il re, il Mozart dei funghi, il tartufo, è festeggiato ovunque in questo periodo. Infatti abbiamo l'opportunità di ammirare nel dettaglio, e poi parleremo in modo più particolareggiato con i relativi ospiti, di alcune sagre che ci sono in tutta Italia in questo periodo. Però relativamente, vieni Livia, relativamente ai funghi, guardate, sei attenta perché questi sono pericolosissimi. Sono utilizzati, tutti pericolosi questi? Questi sono pericolosi in ordine decrescente. Quelli che ci ha fatto vedere, certo. Esatto, quindi malgrado quelli siano molto carini, anche molto spiziosi, vedi, io stavo vedendo nel praticello finto se per caso esistevano e c'erano delle formichine infiltrate, perché ne esistono alcune, sembra la cui origine sia proprio la nascita di alcuni funghi in particolare, perché vanno in cerca delle foglioline del prato, le masticano e poi dopo creano un habitat ideale per poter far ricreare e procreare gli stessi funghi. Sembra anche un tappeto che ripercorre un po' quelli che si vedono in Australia la notte, perché un po' come da noi le lucciole, lì ci sono dei funghi piccolissimi che crescono e sono luminescenti. Vedo nel frattempo Piero che annuisce, forse è al corrente delle stesse curiosità che certamente non ci distolgono dai prezzi. Ecco, perché, sai qualcosa, ecco, anche dei prezzi. Due prezzi che possono determinare un po' un'oscillazione. Allora, i funghi porcini, come i galletti, sono intorno agli 8 fino ai 15 euro, ma già sono un prezzo molto, apprezzato, venduto, supportato, diciamo così, quindi è un po' caro, detto in termini poveri. E poi ci sono invece gli ovoli, di cui sono state già date dei cenni nell'altro banco precedente, che invece sono intorno ai 30 euro. Poi esistono dei funghi grandissimi, quindi abbiamo di piccoli, ma ne esiste il più grande in Italia. Pesava 51 kg e 500 grammi. E quanto era grande per pesare così tanto? Enorme, veramente grandissimo. Quando allora, è stato trovato, chissà in quel quanti diranto, ci avranno mangiato? In tanti, però il Guinness dei primati ne riporta anche un altro, che comunque ha un nome impronunciabile, almeno per quanto mi riguarda, perché era molto strano. Però è grandissimo e si estende in una superficie di 600 ettari. È comunque un tipo di fungo che cresce proprio sottoterra e si dirama, quindi... Insomma, esatto.